Ciao a tutti, vi invito a meditare con me in questa 28ª domenica del tempo ordinario, domenica 11 ottobre, dove la parola di Dio ci invita a pensare che cosa stiamo facendo noi della nostra vita per guadagnare il regno dei cieli. Io vi invito in questo momento, preghiamo insieme, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Manda il tuo Spirito e sarà creata ogni cosa, e rinnoverai la faccia della terra. Il Signore sia con voi. Questo deve essere il nostro desiderio, alla luce dello Spirito Santo, di cercare di capire che cosa il Signore ci propone e ci offre in questa domenica 11 ottobre. La prima lettura, che viene proprio proposta dal libro della Sapienza, ci fa vedere come è importante per noi avere la prudenza e la sapienza di condurre la nostra vita, ossia non perdere tempo nella nostra casa, nella nostra famiglia, nel nostro percorso di fede con delle cose che non importano a nulla. Quante volte io che sono un genitore, io che sono un figlio, io che sono una figlia, un padre, una madre, una nora o un genero, mi sono lì nella mia casa, sono lì con la mia famiglia, invece di vivere la grazia di Dio, la presenza di Dio, invocando il suo santo nome sopra la mia casa e la mia famiglia, tante volte perdo tempo lì a discutere e a litigare con delle cose che non mi portano a felicità nessuna. La sapienza di imparare a vivere è la cosa più bella che il Signore ci dona, e te lo hai perché la parola di Dio dice che noi siamo tempio dello Spirito Santo. E se siamo veramente tempio dello Spirito Santo, dentro di noi abbiamo la grazia e la forza di condurre la nostra vita conforme la sua santissima volontà. Per questo, nella seconda lettura della lettera agli Ebrei, ci propone qual è il mezzo che il Signore ci dona per costruire la nostra casa sopra la sua bontà e la sua misericordia, che è la parola di Dio. Per questo lei dice: la parola di Dio è viva e efficace. La parola del Signore è per te e per me che vuole veramente seguire e capire qual è la volontà del Signore per la mia vita, per la mia casa e per la mia famiglia. Non esiste nulla nella parola di Dio che ci porti soltanto a pensare che Dio è un Dio lontano, anzi, la parola del Signore è viva e quotidianamente mi insegna a vivere la mia vita conforme la sua grazia e il suo amore. Allo stesso tempo, sentiamo alla fine di questa seconda lettura quando dice: non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Imparare a vivere la nostra vita, fare della nostra vita un tempo di grazia nella misericordia di nostro Signore Gesù Cristo. E poi vediamo la parola del Vangelo che San Marco in questa domenica ci propone, la parola di quello giovane ricco che aveva la sua vita tutta organizzata. Andava alla messa, nel tempo di oggi possiamo anche, diciamo, aggiornare questo, andava alla messa, faceva le sue preghiere, dava la possibilità di lavorare in parrocchia tranquillamente, però dentro di sé aveva tante altre ricchezze che impedivano di andare all'incontro a Gesù. Però non lo so per voi, ma per me particolarmente, questa domenica c'è questa frase bellissima che il Vangelista Marco scrive quando dice: oh, allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò. E questo deve essere per noi. Lo sguardo di Gesù misericordioso è sempre su di te, sopra la tua casa, sulla tua vita. Il Signore conosce il tuo cuore e sa ogni cosa che hai bisogno prima che possiamo chiedere. Però quali sono le nostre ricchezze? Il nostro cuore in questo momento, la nostra vita in questo momento è piena di che cosa? Gesù allo stesso tempo dice quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. Il Signore qui non domanda quanti soldi hai in banca o che cosa stai facendo con quei soldi che hai o con quei soldi che non hai ancora. Ma Gesù dice soltanto quanto è difficile per una persona entrare nel regno di Dio perché hanno tante ricchezze. Magari la nostra ricchezza è un orgoglio, è la mancanza di perdono. È la possibilità di dire che sopra la mia verità non esiste nessuna verità. Per questo io posso e sono giusto, e con la mia giustizia voglio entrare nel regno del cielo. Per
Fratello mio, come me, come te, come la tua casa, stiamo attenti e chiediamo allo Spirito Santo la prudenza per condurre la nostra vita, perché la nostra meta sia veramente entrare nel regno di Dio e stare nella presenza di nostro Signore che ci ama tanto. Chiediamo veramente alla Vergine Santissima, Maria, Madre di Gesù, Madre della Chiesa, aiutami a fare di me la volontà santa di Dio nostro Padre, che si compia in me la volontà di colui che mi chiama tutti i giorni a vivere una vita nuova. E perché no, chiediamo a San Giuseppe, patrono della Chiesa, patrono delle famiglie, a portare dentro della nostra casa un tempo nuovo di vita, di grazia e di pace. Vi auguro un'ottima domenica, una meravigliosa e fantastica settimana e che il Signore possa benedire e santificare te e la tua casa, la tua famiglia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non dimenticate, gioia sempre.